Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Game Busters. Siamo qui tornati sull'ombra della guerra. Allora, io sono andato un po' avanti con la storia, cioè no, con la storia principale, sono andato un po' avanti con uccisioni varie, eccetera. Allora, ho liberato questi due Edir, il primo, questo qui, e anche questo qui. Questi ci permettono, una volta liberati, innanzitutto di acquisire punti esperienza, ma poi anche di fare viaggi rapidi. Allora, siamo qui per la missione principale, la pietra veggente. Allora, siamo qui fuori, possiamo cominciare. Eccoci qua. Dobbiamo raggiungere questa struttura. Ah, via, avvia missione. Mina City del sottoassedio, non ce ne eravamo accorti. Trova il Palantir prima che la città cada. Ok, proviamoci. Ho fatto qualche uccisione nel frattempo, qualche boss, ma sono morto anche decine e decine di volte, in maniera a volte brutale. Non c'è tempo, prendiamo solo le cose più preziose. Prenderemo tutto. Idril, a volte bisogna fare dei sacrifici. Io non sacrificherò il nostro passato alla paura. Ehi, voi! Chi siete? Baranor, questo è il Ramingo di cui ti ho parlato. Hai versato molto sangue per Minas Sithil. E non sappiamo il tuo nome. Talion. Gondor ti ringrazia, Talion. Ma i guerrieri servono ai cancelli. No, gli Uruk vogliono il Palantir e non hanno intenzione di fermarsi. Dove si trova? Mio padre l'ha nascosto. Non c'è nascondiglio abbastanza sicuro. Gli Uruk faranno a pezzi la città per trovarlo. È vero, viviamo in tempi disperati. Ma non ci arrenderemo e non cadremo mai. Non possiamo. Devo difendere i cancelli! Va bene, difendiamo i cancelli. Non permetterò che la città cada! Allora dobbiamo prendere il Palantir. Non c'è altro modo. Attenti! Ah, ci ha fatto malissimo questo. Formate una linea di sbarramento, non deve passare nessuno. Ti copro il fianco. E io copro il tuo. Anche secondo me. Scoprire con chi abbiamo a che fare. Di qua. Va bene, ti seguo. Andiamo. Una volta laggiù, potremo vedere tutta la città bassa. Tanto sto morendo proprio malamente. No. Capito, ma stanno sparando anche a Capodanno così. Dove dobbiamo andare? La città non reggerà a lungo. Io penso alle bestie da assedio. Io e Baran non ce la caveremo qui. Che dobbiamo pensare noi alle bestie di assedio? Danneggia la bestia di assedio per stremarla. Colpisci i punti deboli evidenziati per infliggere più danni. Ci divertiremo così.
con le frecce? Ma secondo me non gli stiamo facendo un cazzo. Ah, ecco. Ok. Adesso stiamo capendo. No! Cazzo! È stremato. Ah, tieni premuto per cavalcare la bestia. Dove cazzo vai? Dai! Prima che si riprenda. Bello. Fare questa cosa. Stanno arrivando. C'è un'altra bestia da assedio. Distruggiamola. Posso? Dai. Ok. Lo so, sono io. Qualcuno prenda il controllo della bestia d'assedio. Abbiamo finito. Non possiamo lasciare la bestia d'assedio al nemico. Purtroppo non possiamo portarla con noi. È un'arma formidabile. Tieni premuto R1 per smontare e uccidere la bestia d'assedio. Non uccida noi. Bellissimo. Dobbiamo fare in fretta, così andrà meglio. Ok. Passo d'ombra. Premi X mentre salti per eseguire un doppio salto che ti permette di colpire distanze più ampie o cambiare direzione tra i salti. Puoi usarlo anche dopo essere saltato da una sporgenza. Bellissimo. Aggiungi la bestia d'assedio. Eccola là. Perché ti sei buttato così? Dobbiamo assolutamente migliorare i salti, eh? Non ci siamo proprio. Belli questi salti. Se mina siti il cane, allora sarà solo questione di tempo prima che trovino il palantino. Stavo pensando a proprio. Dai. No. Aggiungi 2 secondi. Ci farà malissimo da qua. Cavalca la bestia. Dai. Ok, divertiamoci. Altri assalitori. Le orde sono infinite. Lo so. L'esercito di Sauron è cresciuto a dismisura. Non è possibile batterlo in maniera convenzionale. Dobbiamo mettere al sicuro il palantino. Dai. C'è un altro mostro. Dai.
Ok, distruggiamo la bestia del serio. Per ora. Sicuramente attaccheranno di nuovo. Dobbiamo tornare alla città alta a vedere come stanno Idril e gli altri. Ok, torniamo subito. Per loro distruggerci non è abbastanza. Vogliono cancellare la nostra storia. Almeno non hanno la pietra veggente. I cancelli reggono. Queste reliquie erano la mia vita. Mio padre l'ha detto. Dobbiamo prendere il possibile e andarcene. Tu possiedi un'arma preziosa. La pietra veggente ti permette di vedere i nemici. Usala. È troppo pericoloso. Il Palantir è veleno per gli uomini. Non c'è nessuno che può resistergli. Io sì. Altri prima di te lo hanno creduto. Se mi sbaglio, fallirò proprio come loro. Ma se ho ragione, vinceremo questa guerra. Vado a cercare mio padre. Devo parlargli. Mettigli una buona parola. Ti farà rispettare il giuramento, Ramingo. La pietra veggente, missione compiuta. Ok, punto abilità ottenuto. Raggiungi la bestia da sede prima che se ci siamo riusciti. Chiudi. Ok. Siamo arrivati a livello 5. Ragazzi, direi che per questa puntata possiamo chiudere qui. Ci vediamo alla prossima. Se la serie vi piace, se il canale vi piace, mettete mi piace, mi raccomando, e aiutateci a crescere. Che succede qui? Nuova regione sbloccata, fantastico. Sirithungol. Ok, questo lo vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi.